Che entri la nostra Silvia Zicca. Silvia, buongiorno, vignettista, ma insomma sei un'artista, ti posso dire la verità. Silvia Zicca, più che lei probabilmente, più che il suo nome, vi sarà molto, molto, molto familiare il suo personaggio che è Lucrezia. Donna moderna, ti posso confessare una cosa, donna moderna io lo comincio dalla tua vignetta, sappilo. Poi vado a vedermi le cose, che tra l'altro è una settimana, abbiamo ospitato più di una firma di donna moderna estremamente interessante, molto, molto vicino alle donne, perché le donne ce l'ha veramente nel cuore. Un sorriso che si accende anche, che accende in noi tanto... tanta, lo dico, gioia, divertimento. È la penna di Silvia Zicca. Silvia, la tua Lucrezia, mi disse una volta una mia amica, che devo dire mi consigliò di abbeverarmi a questi tuoi racconti, sono una cosa straordinaria. La tua Lucrezia ha riconciliato molte donne con questa condizione di solitudine, singletudine, zitellaggio, lo chiamate come volete. Lucrezia, tra un po' la vedremo, per i pochi che non sapessero cos'è, è una zitella, sì. Di la verità, è un po'... Nell'anima, ecco. Silvia, come è nata Lucrezia e soprattutto chi è secondo te la zitella nell'anima? Allora, Lucrezia è una zitella nell'anima. È nata proprio perché io, dopo varie esperienze fallimentari nella vita, avevo bisogno di raccontare quello che... avevo creduto che fosse l'amore, quello che invece poi avevo trovato nella vita, quindi quello che in realtà amore non era. Ci ostiniamo tuttora molto spesso a chiamare amore quello che magari sono dei piccoli ricatti o delle pretese. La pretesa, per esempio, che un'altra persona ci risolva la vita, ci faccia sentire belle, ci faccia sentire realizzate. Non è quello l'amore. Quindi mi sono accorta di questa cosa che combiniamo in tante, purtroppo, in tanti anche. È bellissimo che lo riconosca una donna questo, è bellissimo. E quindi, insomma, ho deciso di raccontare questo amore, che amore non è, con un personaggio che è Lucrezia, appunto. Se possiamo far vedere qualche vignetta, appunto, ecco qua, perché, ragazzi, guardate, arrivate immediatamente. Lucrezia però è una donna che è in cerca, lei ci crede, arriva a chiedere a Babbo Natale, la prima cosa che fa, guardate, questa rimarrà negli annali della storia, ve la racconto ma la vedrete, Babbo Natale cade dal camino, lei ovviamente gli si avvicina, la prima domanda che gli fa è: sei solo, se sei fidanzato o no. Guardate, quella è una di quelle vignette straordinarie. Ecco qua, guardate qui, e sei fidanzato, è meravigliosa. Scusate, un applauso, perché io questa ce l'ho ritagliata e conservata, questo vi fa capire. Ma poi non so se si vede, ma è un agguato che sta facendo, perché lo sta proprio aspettando. Esatto, lei sta, dice, almeno ci provo con lui. Bartufello, un commento. Tu gli dici: e sei fidanzato? E ci resto pure. Ecco, per non... Cattivissimo come no, sempre. No, battute, l'ho detto prima. L'hai detto, è una cosa più comica. È verissimo, è verissimo. Silvia, però la speranza, nonostante il sarcasmo, nonostante il distacco di Lucrezia, io la vedo, la colgo anche in questa ricerca. Abbiamo voluto chiudere con te, Silvia, proprio per questo. Dacci un messaggio. Lucrezia, che cosa direbbe alle donne in cerca oggi? Lucrezia è un ottimista incredibile, perché dunque sono 10 anni quest'anno, che l'anno prossimo, che io disegno Lucrezia, e lei ancora non ha rinunciato, lei sta ancora cercando. Quindi se non è ottimismo questo, io direi... Senti, Silvia, me lo fai fare uno scoop, perché tu poi ricevi decine e decine e decine, ma possiamo dire che troverà l'uomo della sua vita, Lucrezia? Per favore, no. Non lo so. Non lo so. Allora ti insegniamo il dubbio. Ti insegniamo il dubbio, perché fallo. Perché stiamo aspettando che Lucrezia si sposi, che trovi... Magari ne troverà tanti uomini della sua vita. Ma noi siamo ancora per quell'amore romantico, capisci? Noi siamo cresciuti a pane e principe azzurro. E forse è anche giusto che queste cose si dicano e si raccontano, Silvia. Guardate, avete inquadrato sul sorriso della nostra Silvia, che stai uscendo in libreria, lo possiamo dire. Sì, la tua ultima fatica? È uscito da pochi giorni, Lucrezia e Alice a quel paese. Che racconta... A quel paese, guardate qui, ecco qui la copertina. Sì, che racconta un po'... Io ho sempre parlato dei cortocircuiti tra persone, quindi relazioni personali, cose del genere. Mi sono accorta che in questo periodo storico la realtà è entrata talmente tanto nelle nostre vite da condizionare anche i rapporti umani. Quindi diciamo che in questo libro racconto un po' questo. Ma noi restiamo inguaribili ottimiste? Certo. Sia chiaro, Lucrezia e anche gli amici.